io ho coppato dei tondini con il coppapasta da 8 e ho usato la farina di barbabietola, che per me è super e ha un profumo pazzesco. Allora adesso andiamo a sovrapporre, bagnando leggermente ogni disco, più o meno va sovrapposto tanto così, perché se no il ripieno esce, e schiacciamo, quindi non sovrapponetelo troppo poco, mi raccomando. Bagniamo anche qua. Facciamo una striscia non troppo grande, non troppo spessa comunque al centro. Questa sarà spessa un dito, ogni disco. Ok, allora io non li sovrappongo, ma li lascio un po' più distaccati perché è l'effetto più bello. Allora andiamo a schiacciare il ripieno e restare sicuri che venga bene schiacciato. Io uso una bacchetta da gioco e ci do un colpetto. Iniziamo praticamente risvoltando all'interno, aiutandoci magari con un dito per far la forma del bocciuolo, e andiamo a girarli. Perfetto. Per chiudere usiamo un cicinino d'acqua e schiacciamo per bene. Apriamo i nostri petali, quelli che abbiamo lasciato doppi, così l'effetto sarà veramente super. Le cuociamo al vapore per 15 minuti ed ecco la rosa cotta.